Namaste everyone, namaste a tutti e benvenuti in questa piccola diretta, in questo live. Oggi ho un ospite di eccezione. Let me translate it. Be welcome everyone in this live talk show. Today I have a special guest. She's my friend, but she's also the head in the health department of an Italian Navy. So welcome Gina De Angelis, maresciallo della Marina Militare Italiana e nel reparto sanitario, quindi infermiera. Benvenuta Gina. Grazie mille Antonia, grazie per la presentazione e ti ringrazio per avermi ospitata qui questa sera. Allora, perché c'è Gina qui questa sera? Intanto, Gina è una mia amica, ma una persona splendida che è sempre battuta nella comunità, è sempre stata parte attiva della comunità, però oggi è qui perché ha raggiunto quello che è il suo scopo, i suoi sogni, lo ha fatto con disciplina, con dedizione, quindi voglio farvi raccontare quella che è un pochino la sua storia. Today Gina is here because she's my friend, but she's also a great, let's say, representative of our community. She's always very active. Active in our community, and today she's here also because she finally got her goal. She finally got you know her dream. Okay. Gina, raccontaci un pochino della tua storia, se hai voglia. Va benissimo. Allora, beh, la mia storia posso iniziare magari direttamente dagli studi universitari, perché lì diciamo che mi sono formata, sono maturata e ho vissuto molte esperienze, sia belle che brutte, perché in ogni percorso non tutto va sempre bene, come uno vorrebbe, ma ci sono dei tanti ostacoli da superare. In primis, magari gli esami universitari, il tirocinio, quindi molte volte capita che il tirocinio venga fatto fuori sede, quindi già diciamo il distacco dalla famiglia, vivere da sola, magari per molte persone è normale, diciamo, una vita del genere. Per me, infatti, non è stato, diciamo, male perché ho sempre avuto a fianco colleghe che mi hanno voluto bene, con cui si collabora bene. Ovviamente, diciamo, il percorso non è andato liscio come l'olio, come volevo, perché in effetti non mi sono laureata in 3 anni, non me ne vergogno, anche io sono stata una fuori corso, quindi è un percorso come tutti. E ogni percorso, come dicevo prima, ha avuto degli ostacoli, magari un professore che, non so, non ti aiuta, magari ti discredita, magari anche più volte, quindi un esame lo fai una, due, tre volte, incontri persone che ti sfruttano, quindi può succedere qualsiasi cosa. Però l'importante è credere. Un pezzettino. So Gina, she's telling her story, you know, how difficult it was also in university because sometimes you don't find people that support you. You are alone repeating the same exam. Sometimes you need more time than others, you know. But she say, I don't be, you know, she's telling us, I'm not ashamed of this. I'm not shy to tell that I took more time than others, but I'm still here fighting for my dreams. Gina, non è sempre facile, lo dicevi, c'è sempre qualcuno che non ti supporta, c'è qualcuno che anzi addirittura mette i bastoni fra le ruote, i paesi, cambiare zona, ricostruirsi, rinascere, ritentare, no? Quello di non Sì, mollare mai, credo sia quello il messaggio. principale, sì. Il messaggio principale, però come ci si sente poi quando lotti, 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 ma alla fine. Arriva, diciamo, l'ultimo ostacolo e arriva il traguardo. Diciamo, lì ti senti soddisfatta di ciò che hai fatto, quindi nel bene e nel male, tutto ciò che hai vissuto. Tutto ciò che magari ha anche fatto del male, ti fa rendere conto che mai mollare, cioè non, adesso mi sto un attimo impappinando. Non ti preoccupare, mai Sì, mollare. Oggi sei il tipo della diciamo, è mia importante non testimonianza. mollare nonostante gli ostacoli, poi arrivata al traguardo, come dicevo prima, ti senti soddisfatta. E è lì che poi arrivano, diciamo, gli elogi. Però anche in quel caso riesci a fare una cernita di persone attorno a te, perché magari
Per me è importante molto, diciamo, l'amicizia, credo tantissimo nell'amicizia, e avere a fianco persone che ti supportano e anche sopportano, lasciatemelo dire, è importante. Assolutamente. Perché sì, io credo che a tutti capita di crollare ogni tanto, quindi di pensare che non sia, diciamo, una persona non è all'altezza di ciò che sta andando a fare, poi soprattutto come me, che io non mi sento mai all'altezza di nulla, quindi anche magari in questa semplice intervista mi sento in difficoltà. Purtroppo anche l'autostima fa tanto, io l'ho sempre pensato. È importante quello che stiamo dicendo, no? Cioè, perché si vuol far passare sempre, molto spesso in TV, i programmi, i social media, eccetera, il messaggio che sia tutto facile, che bisogna raggiungere certi scopi, che bisogna raggiungere una certa bellezza, che tutto sembra facile e precostruito. In realtà poi la vita di ognuno di noi non è affatto costruita, noi ci troviamo con ostacoli costanti anche per raggiungere quello che è il nostro sogno, ci troviamo costantemente a dover lottare per le cose più semplici, come dicevi tu, a dover in qualche modo scegliere anche chi avere intorno, perché scopri che tante volte non ti danno assolutamente una mano. Però alla fine dei conti il messaggio è quello che se uno lotta, alla fine ce la fa. E oggi Gina è maresciallo della Marina Militare Italiana, infermiera nel reparto sanitario, quindi oggi dai un contributo alla nazione importante. Quindi al di là di tutto, questa è la cosa più importante, no? Sì, Questo è il soprattutto fatto. in questo momento così, magari in cui tutto è travolto, sia dal rapporto sociale che anche dal rapporto lavorativo, anche in ambito lavorativo cioè è cambiato veramente tutto, quindi anche il rapporto con il paziente, c'è cioè il distacco, ciò che è importante per Ok, gli infermieri. un attimo la parte di prima e poi andiamo su Sì, questo va punto importante bene. che tu stai dicendo sul lavoro. Ok, just a little translation, then we go on another topic, a very important topic, because Gina was telling us that was a tough path to reach the goal, because sometimes you don't have enough support, because sometimes you discover that your friends are not your friends, because sometimes you found every step very more difficult than the one before, and something like that. So Gina is telling us that was not an easy path, but she's here right now. She's in the Italian Navy, she's a nurse, she's fighting also in this pandemic, thanks to also the ability to not give up. She didn't give up. Also, it was tough, but she didn't give up. And today she's telling us just this, I'm a normal girl, I'm a normal woman, that I'm struggling, I'm fighting, but I'm still here. And this is the right message. And right now she wants to tell us also about her job as a nurse in this particular moment. Ok, Gina, quindi in questo momento particolarissimo, noi siamo in piena pandemia ancora dopo un anno, no? Tu dicevi Ancora. ancora, è cambiato anche il rapporto col paziente. Com'è in questo momento la situazione? Beh, è una situazione in cui, diciamo, ci si sente a disagio anche dalla parte, diciamo, anche essendo un operatore sanitario, ci si trova in difficoltà non solo fisicamente, diciamo, dal lavoro, ma anche psicologicamente, nel modo in cui ci si comporta con i pazienti, quindi è difficile rapportarsi, è difficile avere un contatto perché quello è stato annullato. E poi, diciamo, ad oggi le persone ancora hanno difficoltà nel capire l'importanza anche delle più semplici regole base da seguire. E questo è veramente un male, sia per la comunità, sia, cioè, io ancora oggi sono senza parole su alcune scene che vedo e c'è tanta rabbia, perché noi operatori sanitari saremo sempre a disposizione, però c'è difficoltà, quindi noi operatori sanitari saremo sempre presenti, ma noi magari ci chiediamo cosa è in grado di fare la comunità per noi, per non affollare anche il nostro sistema sanitario, che è in netta difficoltà. Questo è importante perché è un po' quello che cerchiamo di fare noi, cioè bisogna crescere come comunità, bisogna dare il proprio apporto, no? Io
Noi, nell'ambito di questa pagina del nostro lavoro, diciamo sempre che non c'è vita se non c'è condivisione, se non condividi con gli altri non si va avanti, no? Da un piccolo gesto a quello più importante. In questo momento dove abbiamo bisogno di imparare, di seguire tutte le regole, cioè bisogna fare comunità, giusto? Cioè, questo è quello che stai dicendo manca in Sì, realtà. si aiuta Perché? l'uno con l'altro anche con piccoli consigli, ma in effetti ad oggi è un anno che viviamo questa situazione, quindi a volte sembra strano dover ripetere sempre anche le regole di base, mettere la mascherina. Abbiamo veramente l'opportunità di diciamo, aiutare la comunità con semplici gesti, perché non farli? Cioè, si tratta di rispetto. Di rispetto, e sottolineo questa, cioè questa parola, rispetto per le persone, per gli altri. Ciò che ad oggi vedo che è diciamo, un Latita. Ok, concetto che è ancora un po', sì, astratto. Quindi. so Gina is a nurse during this pandemic year. It's already a year that we are in this situation. She's struggling every day because she's seen some weird and bad situation. So she's asking us, she's asking all the community to take, a central part. Right now, she still sees people without the normal, the basic, tricks and tips that we need to use every day in this situation. And that's why she's a little bit also, I can say, a little bit sad because they are fighting, the nurses, the doctors, they are in first line for us. But we need to do our part in this situation. We need to do something for our community. Like Yoga Bones, we always say, there's no life without sharing. There's no life if you don't help people. But in this situation, we need community. Nurses, doctors, all the military, all the navies, everyone, they are helping too much. But we need to do our part. Abbiamo bisogno di fare la nostra parte, Gina dicevo, perché voi state facendo il possibile, ma bisogna che noi facciamo la nostra parte. L'ultima, veramente l'ultima domanda. Una donna nella marina militare. Oggi è una cosa abbastanza comune, fortunatamente, le donne Sì. sono in marina, però credo che non sia comunque facile. Che consiglio puoi dare a una ragazza, una giovane ragazza, magari che si affaccia adesso? Sia nel voler fare una carriera come la tua, ma sia voler fare qualsiasi altro tipo di carriera, una ragazza che magari è un pochino più debole di carattere, una donna, ma anche un ragazzo, non facciamo distinzioni, però che consiglio possiamo dare affinché in qualche modo si venga fuori con i propri, con le proprie, come dire, con i propri sogni, i propri ideali e arrivare poi ad avere, a raggiungere i propri scopi come hai fatto tu? Questo è solo l'inizio per te, una bella carriera, quindi io ti auguro veramente il meglio, però dove ci si arriva, Ovviamente diciamo. ci sarà da lavorare ancora perché diciamo è solo l'inizio. Ti ripeto, io ad oggi ho partecipato a questo bando per infermieri, ovviamente per questo periodo. Non è detto che diciamo, sia facile continuare. Ovviamente uno si impegna e si ha la voglia di andare avanti perché, a parte che bisogna amare il proprio lavoro, perché è vero, quando lo si ama. Nonostante la fatica, se arriva a casa a volte magari anche a fine giornata, sei stremata, però sei felice proprio perché ti rendi conto che hai dato un aiuto a qualcuno, sei stato di aiuto, di supporto a qualcuno e questo è molto importante. Beh, ritornando al discorso di prima, beh, chi più di me può dirlo? Le persone sensibili, le persone buone, gentili, a volte vengono classificate come persone deboli, persone che non hanno carattere, però in effetti sotto siamo forti e forse me ne rendo conto anche da sola, a volte è vero. Un percorso non è molto facile, è un percorso, come dicevo anche all'inizio, di ostacoli, ma l'importante, proprio il primo punto, è credere nei propri sogni, crederci sempre, nonostante tutto, nonostante tutti, nonostante ti dicono che sia difficile, che è impossibile, anch'io ho vissuto sulle mie spalle, magari che mi hanno detto, sei pazza, ma dove vai? E invece no, io ci ho provato, cioè bisogna essere anche testardi, io forse ho un difetto, non so se dirlo difetto o meno, però sono testarda e soprattutto tengo tanto alle mie idee, cioè ci credo tantissimo.
Purché pazza, però ci credo tantissimo, quello è importante, credere in se stessi sempre. Andare fino in fondo, tanto l'importante è provarci. Poi se va bene uno va avanti a testa alta e continua. Se va male è stato comunque una prova, è stato un esame e magari ci riproviamo, non è detto che uno non ci possa riprovare. Cosa dire più? Benissimo. L'ambiente, sì, non so, volevo dire solo che l'ambiente militare, per quanto possa far paura, io mi ci trovo bene. E, sicuramente è un ambiente magari diverso rispetto all'ambiente civile, un ospedale, sì, è diverso, però io ho avuto la fortuna di trovare delle colleghe che, diciamo, con cui si sta bene, sia a livello lavorativo che a livello sociale. E non posso lamentarmi, anche i miei superiori ci trattano bene, si lavora Stai bene, insomma. bene. Sì, fortunatamente sì. Beh, questo mi fa piacere, è importante, però grazie anche per questo bellissimo messaggio del tuo dire ci devo credere, forse sono pazza. No, Gina, non sei pazza, non siamo pazzi, noi siamo quelli che portano avanti alla fine il mondo, io oserei dire. Quindi grazie per questo messaggio importante. Traduco per i nostri amici che non comprendono l'italiano. So I ask Gina, how is now to be in the Navy? You know it's military service in Italy, it's not really a female thing. Now it's going better, but I ask her how it is right now, and then I ask, give us some tricks, some tips also for young girls, for young boys, you know? And she said, never give up. Maybe I can seem like a crazy girl, maybe I can seem like someone that want to, you know, go on and stuff like that. Someone called me crazy, someone told me, give up, don't do, because this is just a thing not for you. Again, someone didn't support enough, but she's still here because she's, you know, she's strong. And she says, sometimes we look like a very sensitive person, but we are strong, and we are strong. So that's the perfect message for today. So I want to thank you, Gina, for this lovely and strong message. We are strong enough. And she says, okay, I try every time. And if it's not going well, again, I'm going to try another time until I reach my dream. And this is the best message for today. Dicevo, Gina, questo è il messaggio più forte che ci hai dato oggi, cioè posso anche non riuscire la prima, ma io continuo, vado su. Non ho ascoltato chi mi ha detto forse sei pazza, non ce la fai, eccetera. Un po', diciamo così, ma chi se ne frega, io vado avanti per la No, mia strada. infatti, allontanare le persone negative è un altro consiglio Brava! molto importante. Be positive. Grande Quindi, positivo per ogni cosa, infatti, sì, Gina, questo è circondatevi di fantastico. persone che vi aiutano e vi supportano, non importa, diciamo, gli errori che si fanno, l'importante è andare avanti, nonostante tutto e tutti. E poi io credo molto nell'essere umili, cioè l'umiltà rende grandi le persone ed è quello che ci rende magari forti, diciamo, nell'andare avanti, perché l'educazione, la voglia di imparare sempre è quello che ci fa, diciamo, ci rende diversi, ma speciali. Ed ecco perché avete capito perché Gina è qui in questa pagina. Lei rappresenta esattamente il messaggio che noi diamo costantemente, cioè una donna forte ma sensibile, umile e preparata. Nella vita ci vuole disciplina, ci vuole costanza, ci vuole l'umiltà di andare avanti e la positività, come diceva Gina. Quindi Gina, grazie di cuore di essere stata qui con noi oggi. Sono sicura che tutti i nostri amici saranno felici di conoscerti e saranno felici, insomma, anche di supportarti, perché noi siamo una community a modo nostro. Grazie anche dei piccoli, come dire, suggerimenti. Quindi ribadiamo, siamo ancora in pandemia, gente, quindi siate parte di questa comunità, siate parte attiva di questa comunità, fate veramente le regole base che ci insegnano, perché loro ci mettono il lavoro, infermieri, dottori, esercito, polizia, tutti ci mettono veramente il lavoro, le vite. Noi dobbiamo solo attenerci a delle regole, quindi abbiate pazienza, fate veramente il possibile. So I want to thank you, Gina, for this lovely interview. And one last thing that I want to say: nurses, doctor, military, they are in service for us, but we need only, and I say only again, to do the simple and basic things. So please, please respect the community, be part of this community, just doing the simple things that we need to do right now in this moment. So thank you very much, Gina. Grazie di cuore. Ci vediamo alla prossima. Io ti saluto come saluto il mio pubblico, che è il nostro saluto che adesso è di moda perché non ci si può dare la mano, però in realtà è Grazie. un saluto italiano.
il namaste, che significa, così Namaste. lo ripeto anche per gli altri, è la mia anima che saluta la tua, indipendentemente, c'è il rispetto profondo tra un'anima e l'altra, quindi namaste. Namaste, Antonia. Ciao a Ti tutti, alla ringrazio prossima! ancora per la tua disponibilità e la tua gentilezza nel supportarmi, perché lo voglio dire, diciamo, alla nostra community, la dottoressa Antonia è sempre stata una grande supporter delle mie idee anche in passato e ne sono orgogliosa di questo e anche tanto. Grazie Gina, ci sarò sempre, lo sai, per tutti e per la community, perché ripeto ancora una volta, ragazzi, supportiamo le persone che vanno supportate sempre e comunque, diamo un messaggio importante, non c'è vita senza condivisione, mai, e Gina ne è un Il esempio. bene genera bene. Esatto, assolutamente. Ok, so thank you very much, guys, see you next time, ci vediamo alla prossima, namaste.